Prima di raccontarvi del tratto del Cammino di Santiago che ho percorso con la bicicletta quest'anno, voglio mostrarvi la testimonianza di una persona che ho incontrato durante il mio viaggio. Questa persona gestisce, o come meglio dire, accudisce, un posto magico che si trova sul pellegrinaggio, poco prima di Astorga. Chi ci è già passato sa di che cosa sto parlando. Per arrivarci bisogna fare una piccola deviazione dal percorso originale, ma fidatevi, ne vale assolutamente la pena. Anzi, se avrete modo di passarci, io vi consiglio vivamente di fermarvi a dormire per una notte. Lui è David e oggi voglio raccontarvi la sua storia attraverso le sue parole. Il Cammino di Santiago è un'esperienza per tanti gente unica, dove alla fine uno senti la fraternità, no? Qualche volta, e il condividere desde il cuore, dove il dolore del corpo ti fa prendere un'altra coscienza, e per sua semplicità e per la natura di questo percorso, di tanti milioni di persone che hanno andato per questo percorso, sono vero che hai una magia, no? una cosa misteriosa, no? È un po' questo, no? E perché qui? Bueno, veramente il lugar, io tampoco lo so, suppongo che sono differenze, status nella realtà e in un stato di mia inconscienza, suppongo che tu domandas e la vita cerca che è il posto o il lugare perfetto o preciso per fare questa esperienza. E dopo di 12 anni e aver andato due volte, che avevo detto che già non tornava, alla fine sempre torno qui, perché qui è come un lugar dove io mi sento facendo qualcosa per il mondo, no? Però non so perché qui, non so di dove viene questo. Oggi questo posto è conosciuto nel mondo intero e veramente io non ho fatto solo che stare qui, no? È la gente che lo ha fatto conosciuto, è la gente che parla del posto, però tutto il mondo vede che il posto è un posto semplice, no? Niente elettricità, niente acqua, però pare che l'essenza del posto, quello che passa qui, è algo che dentro dell'umano si desperta, no? Non tutto il mondo, no? Perché hai tante persone che passano per qui, lo meglio, e sulla testa credi che questo posto è una cosa, però veramente solo chi ha vissuto questo posto sa che è questo posto. Solo chi ha potuto rivedere della vita questo regalo sa che è questo posto. Chi ha passato per qui e vedi questo posto con sua testa, credo che posso confermare che nessuno capisce che è veramente, no? Perché quando tu intentas vivere questo posto con la testa, è difficile che tu puedas vedere, no? Tanti gente che è stato qui, tutte le cose che hanno passato perché questo posto sta qui, no? Esiste in questa realtà, no? Bueno, la mia storia è una storia di vita come tanti, no? Con molto. Suppongo che la vita, la storia della vita di qualcuno, di cada uno, sta piena di cose, no? Di momenti di felicità, di momenti di tristezza, di paura, di enfado. La mia è stata una vita intensa, no? Con 46 anni che hai, e due figli, separato due volte, è stato nella cocaina, nell'alcol, nel tabacco, è stato impresario, e fatti due volte la volta alla Spagna, 3.000 km senza la scarpa, è stato 21 giorni senza mangiare, è fatto corsi di meditazione, è stato nella India, tante cose, no? Dopo è fatto la medicina, la ayahuasca, tutta la medicina di Sud America, per arrivare supposo a qui, no? In questo momento di mia esperienza di vita, dove fa poco di più di 30 giorni è andato via al caffè e al tè
e io ho stato tutta la vita prendendo caffè e tè, tanti, e sempre avevo ansietà e stress, e bueno, dopo questa decisione, pues, ho visto che sono meglio, dentro mio hai movimento emozionale tante volte, però è normale, la situazione nel mondo è un po' particolare, no? In questo momento, e la umanità in questo momento deve fare una profonda senso di riflessioni per vedere che non è andato bene per il cammino, no? Per la strada. E ora l'umano vamos a tener que riflettere profondamente il senso di tutto questo, no? E questo è lo che mi ha fatto dare mia vita, per questo ora mi sento con un po' di responsabilità con mia attitudine di fare tutte un piccolo bene alla natura e rispettare un po' più, per questo vivere qui pues, mi dà questa esperienza, no? E se non sto qui cammino, che también camminando è un po' semplice, no? Mangiare, camminare, dormire è un po' questo, no? Io è arrivato hasta qui dopo di un'esperienza di vita, di non so se una vita o tanti vita, e alla fine lo che ho visto o lo che vedo è che il percorso per andare un'altra volta a casa, per tornare all'essenza, per tornare alla tranquillità, per poter vivere un po' di maniera coerenza, no? Con coerenza. Dopo il tempo vedi che è un percorso lungo, niente facile, e alla fine suppongo che spera per tornarti a ritrovare con l'altro, no? Credo che l'umanità in questo momento stiamo tan separati uno dall'altro, però alla volta stiamo juntos, no? Perché tutto sta insieme. E questo è un po' il che si fa qui, no? Qui in questo posto, è intentare che tutto il mondo sia uguale, in differenza di sua religione o suo stato economico o sua lingua. È un po' un sogno o una utopia che per me sono vera, no? Bueno, este lugar se ha ido. È stato un procedimento. Oggi ho visto una foto dell'anno 2014, no? E mi è quedato un po' impactato perché, claro, io non ricordavo, no? Come il cambiamento, no? E suppongo che se la gente, non lo so, però se uno cerca per internet troverà la foto di tutti gli anni e potrà vedere il cambiamento, no? Per questo, claro, lo importante è che quando qualcuno vedi ora questo posto e ha passato più volte, vedi il cambiamento, no? Il senso di questo posto è la semplicità e l'armonia, no? E in questi 12 anni, però io ho andato via un par di volte, bueno, però io ho intentato sempre che il posto avevo stato 24 ore al giorno, 365 días, e io vivo qui fuori, vivo molto semplice anche, perché mi piace la semplicità, no? La complessità mi genera molto. La soledà è un'altra esperienza, no? Che a qualche volta si vive bene, altra volta no. Il corpo internamente cambia, l'emozionale, qualche volta sto tanta energia, qualche volta sto emozionalmente più basso, no? Però è come la vita, no? Qui lo che cambia è che la vita convenzionale, pues, sempre correndo tutto, no? Correndo, lavorare, correndo il bambino, pum, 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 sempre, sempre. E quando ti fermas, stai come un po', uff, no? Un po' il posto è questo, no? È per la gente, no? Per l'umanità. Io l'unico che fa è cuidarlo. Io intento cuidarlo lo meglio che lo sa fare. Qualche volta sto più allegre, qualche volta no, però il senso del posto è cuidare, no? Cuidare il posto, che stia preparato, che qualcuno arriva,
tiene mangiare, tiene soldi, tiene tutto il che sono importanti per qualcuno, pues aquí está a disposición de todo, ¿no? Y dopo pues el puesto da la oportunidad a cada uno de fare el que le piace, ¿no? Siempre la gente me dice, ah, oh, es donativo. Digo, no, no es donativo, questo è un dono, questo è un regalo della vita. E a me mi piace che la gente, quando decide fare qualcosa qui, dare un dono, perché dai, perché mi piace, farlo, no? Però sempre della intenzione, del piacere di farlo, perché sono tanti gente che ha dato qualche cosa qui, perché questo posto è qui, no? In questo momento. Y gracias a la humanidad que el puesto existe, ¿no? Yo solo no fare niente. Entonces es importante el condividere la participación de todo. Creo que es algo bello de la humanidad saber que nessuno sono niente si no está el otro, ¿no? El otro es el que fae que qualcosa pues tenga sentido, ¿no? E questo posto tiene sentido grazie alla gente che passa qui, che ferma, che disfruta del posto. Questo è il sentido del posto, no? Se no, non avevo sentido, no? Persone come David se ne incontrano davvero poche nell'arco della propria vita. Io ho avuto la fortuna e il piacere di trascorrere del tempo insieme a lui durante la serata alla casa dello Dioses. La sua testimonianza ci aiuta a capire quali sono i veri valori che ognuno di noi dovrebbe seguire. La sua vita, ora, ruota attorno alla condivisione totale del suo essere, una vita dedicata ad aiutare il prossimo pellegrino in viaggio verso Santiago. Una frase che mi è rimasta molto impressa è stata: nessuno è niente se non c'è il prossimo. È un po' come quando Christopher McCandless scrisse: la felicità è reale solo quando condivisa. L'insegnamento che David ci vuole trasmettere è proprio questo, ed è lo stesso concetto che il Cammino di Santiago ci lascia una volta terminato. Questo video che ho realizzato è un po' diverso dai soliti ai quali siete abituati, però era perfetto per poter introdurre le prossime pubblicazioni nelle prossime settimane, proprio sul Cammino di Santiago. Concludo ringraziando David per la disponibilità nel concedermi un'intervista, ma soprattutto grazie di essere quello che sei. Grazie David. A presto. No, sì, a tutti. Buona vita.